più per la proiezione della scuola di Mughetti con Sandro Petraglia, e invece Stefano Rulli non è potuto venire perché ha avuto un impegno improvviso. Vabbè, in genere è meglio parlare dopo i film, perché così magari le persone che hanno visto, insomma, si riesce a dialogare un po' di più, però non sono tanto bravo a presentare il film. Vi dico due cose. È stato un po' il primo film di una serie, diciamo di un filone, però forse quello che è venuto meglio, quello che è venuto più originale. Io stesso ne ho fatto uno dopo, che si chiamava Con il professore, che è meno riuscito di questo qui. Di questo film siamo particolarmente contenti per tanti motivi. È stato molto difficile scriverlo perché abbiamo fatto un tentativo. Io sono lo sceneggiatore, cioè scrivo i film, e noi avevamo uno spettacolo teatrale che si chiamava Sottobanco, che più o meno, dentro cui ci sono cose che si ritrovano anche qui nel film, e poi avevamo un paio di libri di Domenico Starnone, che era un professore di scuole che insegnava, insomma, della periferia romana. Aveva scritto un libro che si chiama Ex Cattedra, uno che si chiama Fuori Registro, dove raccontava più o meno un anno scolastico. Sì, grazie, guarda, come hai fatto? Siamo partiti un po' da questi racconti, da questo spettacolo teatrale, e volevamo raccontare un anno di scuola di una classe in una scuola tecnica ad Arustica, quindi molto periferica, praticamente sul racconto. Abbiamo provato, riprovato, però questo copione non veniva, cioè non siamo riusciti a fare una cosa per noi soddisfacente. Tant'è vero che abbiamo rinunciato, abbiamo abbandonato il film, mi pare che era il 93, l'abbiamo lasciato lì per circa un anno, poi ognuno di noi ha fatto altre cose. Ci siamo tornati sopra più avanti perché ci abbiamo avuto una specie di illuminazione, abbiamo pensato invece di farlo in un anno, lo facciamo in un giorno. Cioè vediamo se riusciamo a concentrare tutte le cose che venivano dal libro, dai tentativi che avevamo fatto in un giorno solo, cioè nel giorno degli scrutini, cioè è l'ultimo giorno di scuola, ci sono tutti i professori, ci sono i ragazzi che devono fare il loro ultimo giorno, ma sanno che questo giorno ci sono gli scrutini che cominciano appena finite le ore di lezione del pomeriggio, sono in ansia perché sanno che da quegli scrutini dipende il loro destino. È una classe disastratissima, sono dei somari tremendi, non studiano niente, i professori non hanno voglia di lavorare, insomma è una situazione praticamente disastrosa. E l'idea era che c'è dentro questo mondo un po' disastrato un professore che in maniera quasi eroica, perché nella sua natura pensa che dentro ognuno di questi ragazzi c'è qualcosa di meraviglioso, c'è un potenziale che sì, forse adesso non viene fuori, ma verrà sicuramente fuori, cioè si tratta solo di innaffiare questo terreno, di farlo. Sono un professore che definiremmo progressista. Considerate che il film, ci ho pensato adesso nel telefono qui, ha ormai 20 anni, non mi sembrava che fossero passati tanti anni, e il mondo è abbastanza cambiato. Questo film risente, diciamo, di un momento dove c'è una crisi politica all'interno delle scuole, cioè i movimenti sono un po' sbandati, però c'è ancora qualche cosa di forte che viene dagli anni precedenti. E i ragazzi se ne fregano assolutamente, non pensano affatto alla politica, ma in questo professore e nella dialettica con gli altri professori lui cerca di far promuovere tutti, pensa come Don Milani che è la società che divide le persone, che quindi fare parti uguali, come diceva Don Milani, tra diseguali, non è una cosa giusta, anche se lui non lo rinuncia mai in questa maniera così ideologica. Il film che vedete stasera, adesso non so se qualcuno di voi si interessa di cinema, eccetera, è una commedia costruita con uno schema, come un meccanismo a orologeria, come voi vedrete se riuscite a vederlo, cioè un andamento molto veloce e c'ha molti intrecci di trama, cioè pur risolvendosi in un'ora e 40, circa 100 minuti quanto dura il film. Qui vedete insomma
se siete appassionati di questo tipo di narrazioni, vedrete come per far ridere bisogna lavorare molto sulle strutture, non soltanto sulle battute. È un film anche di battute, ci sono delle gag, come si dice, ci sono delle situazioni piene di ironia, eccetera, ma c'è un intreccio di situazioni dato anche da come è costruito il film. In sostanza, in questo giorno succede una quantità di cose che non accadono nella vita normale, perché il cinema fa un po' questo, insomma, taglia i tempi morti e prende solo quelli vivi, cioè la possibilità di dare velocità, di raccontare, anche perché ha poco tempo a disposizione. Lì si ipotizza che in questo edificio, uno, quando si arriva la mattina, la biblioteca è crollata, cioè il soffitto della biblioteca è crollato, e quindi la situazione delle scuole romane, italiane, romane specialmente, vabbè. Solo che in questo crollo c'è una scarpa da donna appartenente a una vecchia professoressa che sta per andare in pensione, quindi la convinzione è che sia rimasta là sotto, però non c'è la prova provata di questa cosa. Primo mistero, sta là sotto o no? C'è un ragazzo che è il più asino di tutti, il caso disperato, che si chiama Cardini, che non ha mai risposto a una sola interrogazione, che non c'è, che non viene. Secondo il professore doveva venire perché doveva essere interrogato per tentare di salvarsi, è soprannominato la mosca perché quando viene interrogato lui fa zzz, non risponde, fa solo questi versi. Si aspetta per tutto il film, lo vedrete, l'arrivo di questo misteriosissimo Cardini, perché siamo via via incuriositi per sapere chi diavolo è questo, che faccia c'ha questo, che fa, e com'è possibile che uno faccia la mosca. In più, il professore è segretamente innamorato di una sua collega ed è convinto che questa collega sia innamorata del vicepreside, e quindi c'è una disperazione interna, anche perché il vicepreside è un fascista, cioè è l'esatto contrario di quello che è questo professore, cioè uno che vorrebbe bocciare tutti, che pensa che sono un disastro, che sta pensando alla sua carriera, sta aspettando una cosa, da un fax che gli deve arrivare dal ministero, perché finalmente lo trasferisce da quella scuola di Buzzurri, di Beduini, di sottosviluppati, lo manda al ministero in un posto, diciamo, di grande responsabilità. Quindi, diciamo, questi piani si intrecciano. Come ultimo c'è un professore di francese che, siccome si annoia mortalmente in questa scuola, cioè mi faccio due palle o due gomme, che dice sempre così, non ne posso più di questa gente, ogni tanto fa delle telefonate, ma non lo sa nessuno, delle telefonate anonime dicendo c'è una bomba in questa scuola, perché arrivano i pompieri, cioè. Insomma, c'è un insieme di cose che accadono tutti insieme, e c'è un piccolo sistema, ci sono dei piccoli flashback che ci raccontano, e qui abbiamo recuperato il lavoro che abbiamo fatto quando pensavamo di raccontare l'anno scolastico, dei piccoli flashback che ci raccontano cosa è successo durante l'anno, una gita scolastica dove vedrete molti equivoci, questa possibile storia d'amore della professoressa e altre cose che non vi sto a raccontare. Vi ho detto queste piccole cose di trama perché in realtà il film gioca su molte cose che secondo me può essere interessante per voi vedere un pochino come è stato costruito tutto questo lavoro. Tutto questo è stato fatto cercando di ottenere il massimo della fluidità, un po' al contrario di come sono io in questo momento, che sono così complicato di raccontare tutte queste cose, cioè di dare una sensazione di facilità. L'altra cosa che dicevamo prima con lui, qui c'è stata una rassegna sui cinepanettoni. I cinepanettoni sono gli eredi della vecchia commedia italiana. Questo film, che quando l'abbiamo fatto era piaciuto tantissimo anche a Age Scarpelli, che sono i maestri, diciamo, della scrittura della commedia italiana, però è il contrario della commedia italiana, che mette in scena in genere il cinismo, diciamo, l'italiano che non vale niente, e Alberto Sordi è quello che l'ha interpretato meglio, no? Cioè i difetti degli italiani, eccetera. Questo film un po' rovescia questa cosa perché cerca di dire l'esatto contrario, cioè che quei ragazzi all'apparenza disastrosi sono invece, è come se noi autori fossimo d'accordo con il professore, cioè crediamo in questi ragazzi, li vediamo in parte svogliati, in parte anche vessati da questi professori che hanno voglia meno di loro di lavorare. Questo film è stato fatto da Daniele Lucchetti, che è uno dei nostri registi
migliori. Io avevo conosciuto Luchetti, io ho scritto due film di Nanni Moretti che si chiamano Bianca e La messa è finita. Daniele Luchetti era l'assistente alla regia del primo e l'aiuto regista, e io l'ho conosciuto, diciamo, in questa occasione. Poi credo di aver scritto 6 o 7 film suoi nei miei anni. Venivamo da un film molto politico che si chiama Il portaborse, che è un film un po' che raccontava, insomma, un po' l'orrore della politica cosiddetta della Prima Repubblica. L'abbiamo fatto proprio poco prima che arrivasse Mani Pulite, cioè che sì, che venisse poi un po' tutto in marciume e la cosa. Questo film l'avevamo fatto prodotto da Nanni Moretti, con Nanni Moretti protagonista, ed era un film che non aveva voluto fare nessuno. Non abbiamo trovato finanziamenti dalla Rai, non abbiamo trovato finanziamenti dallo Stato, niente. Per cui l'abbiamo fatto con dei soldi francesi e noi autotassando, insomma, diciamo, con delle paghe piuttosto basse per tutti. E questo film, Il portaborse, invece andò talmente bene, fu selezionato per il Festival di Cannes in concorso e ci abbiamo tutti dei ricordi bellissimi, che rabbiosi, andavamo lì tutti la notte smoking, con le scarpe che si scivolava, perché insomma è un disastro. Ci abbiamo ricordi proprio belli di quel film lì. Dopo quel film lì, tutto il gruppo che aveva fatto quel film, cioè Daniele Luchetti, Stefano Rugni e io, fummo chiamati da Cecchi Gori, che in quel momento era un grande produttore, e soprattutto dalla moglie, cioè da Rita Cecchi Gori, che ci disse: ah, ma quello film è adorabile, noi vi facciamo un contratto per fare 3 film. Quindi c'è stato un momento, come dire, di... sono cose un po' anche che spaventano, perché c'è anche il rischio di sbagliarli questi film. E noi, non mi ricordo se è stato il primo che abbiamo fatto con loro, poi abbiamo fatto molti film con loro. Gli abbiamo detto che noi non eravamo capaci di fare proprio quelle commedie, perché allora insomma era forte Pozzetto, noi non eravamo capaci di Lammuti, anche gente che nei loro sono anche bravi, però che noi scrivevamo in un altro modo, pensavamo in un altro modo, e quindi abbiamo fatto questo film anche un po' sull'onda, e allora nel 95, quando il film è uscito, è stato un grande successo, cioè c'è stato veramente... È partito piano, non ci è andato nessuno la prima settimana. Il vantaggio rispetto a oggi, che non abbiamo le distribuzioni forti, è che allora Cecchi Gori non solo possedeva tutte le sale che oggi ha Ferrero, ma era anche un grande distributore, per cui era lui che perdeva, diciamo, e quindi invece di togliere subito il film, come accade adesso, il film non va bene la prima settimana, lo tolgono e tu non lo trovi più. La forza che aveva lui credeva nel film e ha tenuto il film anche per i primi 7-10, dal 12° giorno ha cominciato, perché c'è voluto il tempo, diciamo, del cosiddetto passaparola, e il film è un film che è andato benissimo, insomma, diciamo, in proporzione è andato meglio di un film che ho scritto 10 anni dopo, che si chiama Romanzo Criminale, che insomma è un film che è andato molto bene, ma questo film ha fatto molti più spettatori, insomma, per dire, per cui allora fu anche un evento. E fu anche il miglior film per Davide Donatello in quell'anno lì. Per cui vedete, adesso io lo dico pur essendo gli autori, però è uno dei film migliori degli anni 90, insomma, prodotti dal cinema italiano nel settore della commedia. Non è un film drammatico, però c'è dentro anche amarezze, c'ha un po' di sottotesto, che vedrete, insomma. Io mi fermo qui così.